tre partite, cioè abbiamo giocato mercoledì, e domani avremo una trasferta insidiosa come quella di Vibo, campo che è sempre stato un campo insidioso, e vorrei conferme da parte della squadra di crescita sotto tutti i punti di vista, quindi nella maturità di leggere la partita, di saperla interpretare e di portare dei punti a casa. Sì, a prescindere dal mercato, la Vibonese fa sempre squadre che rendono la vita difficile agli avversari. La prima partita ha vinto a Cava, la seconda partita ha perso gli ultimi 5 minuti contro la Juve Stabia, mettendo in grossa difficoltà una signora squadra come la Juve Stabia. Due giorni fa ha passato in vantaggio per due volte in un campo difficile come quello della Virtus Francavilla, quindi posso fare altro che confermare quelle che sono le reali, non problematiche, ma difficoltà che andremo incontro domani. È tutto nella norma, perché una gara di solito si recupera dopo 48 ore. Noi l'allenamento di ieri non era ancora passato le 48 ore, quindi il ripristino mentale e fisico deve essere completato ancora, però siamo obbligati a preparare una partita successiva. Io ricordo il periodo di Viterbo, dove per 4 mesi ho fatto domenica, mercoledì, sempre, non una volta ogni tanto, le problematiche erano le stesse, cioè far sì che un fisico o una mente ancora che deve recuperare dalla partita precedente possa già pensare alla partita successiva, quindi questo è un dato di fatto, è una cosa fisiologica, e quindi però io devo stare addosso, non posso dire ok va bene, però i ragazzi lo sanno. Sanno che queste problematiche ci sono, sanno che cosa andiamo ad affrontare, quindi non basta saperlo, basta poi, è importante andare in campo e mettere in pratica quelle che sono le informazioni che in questi 2 o 3 giorni abbiamo avuto per la partita di Vibo. Attacco e difesa? Sì, ho provato tutto. Ho provato tutto, perché in un giorno c'è talmente poco tempo che bisogna fare poco, ma provare tutto con i giusti ritmi e con i giusti tempi di recupero, perché tutto il carico dell'allenamento di una partita, di preparazione di una partita quando c'è l'infrasettimanale, deve essere comunque breve ma intenso, con tanti tempi di recupero, e sollecitarli a livello mentale, perché ripeto, non soltanto l'aspetto fisico ancora deve essere recuperato, ma nel calcio anche la mente deve ripristinare le proprie energie. Allora, io non ci sono state delle situazioni difensive eclatanti, perché non abbiamo concesso chissà che cosa alla Paganese, non ci sono state delle sbavature eclatanti. È normale che se io devo parlare su cose per migliorare, devo parlare anche sul fatto che le partite vanno chiuse, perché non si può rischiare per una piccola sbavatura poi difensiva a fine partita di compromettere una partita che meritavamo ampiamente di vincere. Quindi, detto questo, devo migliorare sia un aspetto che l'altro. Sulla condizione fisica ci sono due interpretazioni in questa squadra: chi è partito con noi, chi ha fatto invece con altre squadre una preparazione vera e propria con delle partite, con la palla e tutto quanto, e chi invece è arrivato e non aveva fatto quello step iniziale di preparazione. Quindi adesso questi gruppi si devono trovare di pari passo in un momento dove tutta la squadra poi avrà la stessa condizione fisica. Ancora stiamo lavorando per questo. Sugli infortuni Casoli non voglio rischiarlo, preferisco non rischiarlo, perché è un guaio muscolare, sui guai muscolari io ci vado molto, sono molto attento. Gli altri due, Di Piazza in fase di recupero, D'Urso in fase di recupero con tempi diversi, Di Piazza più velocemente, D'Urso ha bisogno di un po' di tempo in più. Urso, scusami. L'inserimento dei nuovi, per quanto mi riguarda, l'inserimento dei nuovi acquisti deve essere pensato, ragionato e
graduale a secondo anche di quello che ti richiede la partita e a secondo anche dei ruoli. Quindi dobbiamo cercare, quando inseriamo dall'inizio un giocatore nuovo, dobbiamo essere certi che dia la prestazione importante, che non ci siano dei contraccolpi e che non ci siano dei dubbi su quello che si possa fare, sia fisici che tattici. Quindi sono delle valutazioni che facciamo quotidianamente. Per quanto riguarda la formazione di domani, ho ancora l'allenamento in corso, mi porto i dubbi sempre anche fino a un'ora prima della partita e quindi non posso rispondere a questa domanda perché non le direi quello che vuole sapere lei, perché non lo so nemmeno io. Sei entrato nell'ottica della lettura delle partite, è così. Domani incontreremo una squadra che è una partita molto più vicina a quella del Potenza che non come quella che abbiamo fatto a Chievo, come quella che abbiamo fatto in casa contro la Paganese. E quindi ecco perché dicevo prima ad Antonio, la squadra la voglio che sia matura e che sappia leggere, perché le partite non sono mai uguali e anche nella stessa partita cambiano, e quindi la squadra deve diventare matura a leggere quando c'è da fare un determinato tipo di gioco e c'è quando c'è da farne un altro, perché non si può andare sempre avanti con lo stesso timbro, perché le partite ti portano a leggere e a capire quello che devi fare per vincere. Andrea Celiamagno, la Gazzetta dello Sport e Gazzetta del Sud. Le volevo chiedere, lo schieramento iniziale visto con la Paganese, con due mediani, un regista e Carlini seconda punta, anche se poi nel secondo tempo abbiamo cambiato anche pure per cercare di passare in vantaggio con Carlini trequartista e poi due punte vero, quello iniziale invece è quello che garantisce maggiore equilibrio in questo momento? No, era una necessità. Di Massimo è arrivato da due giorni. Questa squadra è stata costruita per giocare in maniera diversa e quindi quando avremo tutti gli effettivi disponibili e abili a fare quello che abbiamo pensato nella costruzione della squadra, questa squadra vede due punte, vede un interno di squilibrio, vede un interno più di equilibrio, vede i due esterni che debbono fare tutte e due le fasi. E poi i cambi in panchina servono per cambiare la partita in senso positivo, in senso sia per ribaltarla se possibile o per difendere il risultato. Però lo sapevo anch'io che tenendo Di Massimo in panchina e facendo giocare Carlini davanti con Curiale e con un centrocampo a due con sottopunta Corapi, potevamo lasciare qualcosa nella fase propositiva, anche se nel primo tempo, nel computo delle occasioni che abbiamo avuto, non si è vista questa pochi attaccanti, perché alla fine ce n'avevamo uno e mezzo per quanto riguarda le caratteristiche vere e proprie, mentre per come abbiamo costruito la squadra con un interno di squilibrio, con due punte vere e proprie, con degli esterni abbastanza offensivi, la squadra deve essere più propositiva. Detto questo, non tutte le partite sono uguali. La squadra è mentalizzata, a livello di testa ho tutti gli effettivi che volevo io, che voleva la società, perché sapevamo quello che era il loro pensiero. Quindi la squadra sa, è normale che per andare forte per 90 minuti, 100 minuti, con tutti gli effettivi, con i 5 cambi che ho a disposizione, possiamo già iniziare a fare una cosa del genere. È normale che ci sono dei giocatori importanti, dei giocatori che non hanno quel minutaggio che avrebbero fra un mese, non è un mese, e dipende il minutaggio che metteranno poi nelle gambe, perché se fra un mese fanno un'ora di minutaggio e non abbiamo messo niente, ripeto, perché gli allenamenti sono un conto, sono le partite quelle che ti danno la forma fisica. Quindi detto questo, io arriveremo, non so quando, ma arriveremo al momento in cui bisogna partire forte. Se uno non ce la fa, c'è l'altro che entra e va forte ugualmente. Quindi questa è la situazione che noi abbiamo pensato per creare questo gruppo qui. Io, per me, Vago è un grande giocatore e non l'ho preso per fare l'ultima mezz'ora, come non ho preso nessuno per fare uno scampolo di partita. E Vago è 3 mesi che non toccava pallone, cioè lui appena è arrivato ha cercato proprio il contatto con la palla, ha cercato di fare, abbiamo fatto fare delle esercitazioni proprio per fargli ritornare l'abitudine a guardare la porta. Poi non è che ci vuole tanto un giocatore come lui a ritrovarsela e a farsi ritrovare l'abitudine. È normale che ci sono dei momenti dove
puoi giocare 10 minuti, dove puoi giocare 20 minuti, dove puoi giocare un tempo e dove puoi giocare tutti e due i tempi, perché poi la squadra riesce a sopportare e a supportare quel materiale che ci abbiamo offensivo, quello il discorso che facevo prima. Quindi per me Vacuo è un giocatore integro, una persona eccezionale, umanamente perfetta per stare in questo gruppo. Ultima cosa, si parla, non lo so quanto, a proposito di un eventuale altro ingaggio in difesa, mi dica lei cosa... Non mi risulta, adesso il mercato per fortuna è finito e spero di non sentirne più parlare. La situazione, perché la difesa è di gennaio, mister? Di gennaio, allora di gennaio, di gennaio sarà un nostro portiere. Quando io avrò a disposizione i portieri, per oggi Branduani è il titolare, Di Gennaro è la riserva. Detto questo, quando poi ci saranno le prestazioni, come si fanno con i giocatori, il portiere è una cosa diversa, non è che si può cambiare ogni domenica, però io penso che abbiamo un signor portiere in porta che è Branduani, che potrà anche innalzare quello che è la sua prestazione avendo competitività. E quindi sotto quel punto di vista, poi se un allenatore ha 2, 3 o 5 portieri tutti ad altezza, non c'è altro che l'imbarazzo della scelta, quindi va bene.